Ma sentite queste musichette! Ma è da paura! Ma è da panico! Lo continuo a dire, ma nessuno mi crede! Nessuno! Una cosa incredibile! Incredibile dire le cose e nessuno ti ascolta! Dire le cose che sono innegabili, nessuno ti ascolta pure! La piripippata ci vuole! Bisogna piripippare! Allora, piripipiamo tutti insieme, però prima c'è dentro allo spissume, rileva il nome del computer. Lo rileva in automatico. Cazzo, avanzato, avanzatissimo, da paura. Allora, siamo all'interno. Sentiamo la musichetta? Sì. Allora, c'è della gente, un nipotino e una nonnina, tranquillamente nella loro casetta, mentre il pericolo incombe. Arrivano i meteoriti dall'alto. C'è un'invasione aliena. Ok. Attenzione, quindi. Ah, eccoci qua. Oh mio Dio! Ma spettacolo! Posso alzare un po' la musica? Aspetta un attimo. Ok, sparo la musica a palla che ci vuole. Vai con il salto. Ma wow! Salto! Salto per due. Super jetpack da paura. Che dura una mazza. E così spara, tira le pillole. Allora, prendiamo i points che sono essenziali. Ok. Ragazzi, venite, fatevi avanti. Non fate i timidi. Guardate, si può passare anche ai piani differenti. Ma da panico. E qua tiriamo delle pillole. Ritorniamo qua. Questo è cattivo. Lo dissanguiamo subito. Prendiamo degli altri points. Passiamo al primissimo piano. Saluti. Allora, continuiamo. Intanto sentiamo la musichetta che mi pare essenziale. Allora, questo gioco intanto lo trovate su Desura. Desura incontestabile. Ok, questa è la fine del livello. Un ottimo salvataggio, possiamo passare al livellino successivo. Fico. Questo. Entriamo dentro. Ok, sentite, cambia la musichetta. Ancora più vivace. Mi ricorda moltissimo cavolo si chiama? Un giochino nel passato. Ce ne sono tanti di questo tipo, ma me ne ricorda uno in particolare. Questo è cattivo. Questo mi pare cattivo, quindi però ci fa. No, merda. Ritorniamo indietro e rifacciamo la strada. Ah no, un attimo. Bisogna studiarsi bene i percorsi. Boom, boom, boom. Allora questo. Cazzo, questo mi fa malissimo. Mi fa doppiamente male. Ok. Cerchiamo di non cadere qua. No, merda, merda, merdissima, merda, merda grave. Riproviamo. Questi sono i giochi da sbiellamento. Antichi, storici, ma le inculate arrivano così, senza nessun contegno, senza preponderazione. Proprio così a Steam. Ti arrivano addosso i problemi. Così è cattivo. Così è tanto cattivo, così è meno cattivo. Quindi possiamo passare. Possiamo muoverci. Prendere la sbobba, passare oltre. Esatto. Salta. Ok. Salta verso il basso. Ok. Salta verso il basso. Oh, questi ottimi topini.
o eventuali Pokémon, o cose lunghe che si muovono, o cose. Quello lo risparmio perché mi sta simpatico, questo un po' meno. Vediamo se riusciamo a fare un salto mitico. No! No, allora, non spara verso in alto però il tizio. Non spara verso in alto, quindi bisognerà depistarlo in qualche modo. Abbassarsi. Abbassarsi e tirare, cazzo! Abbassarsi e tirare, non tirare. Che poi abbiamo solo 3 vite, quindi è la fine. Così è cattiva. Così è meno cattiva. Attenzione a questi che sono devastanti. Non lo sfiorare. Non lo sfiorare. No. Ok, questo è meno cattivo. Attendiamo un'altra stessa perché il pericolo incombe su di noi. Attenzione al biondino che passa in avanti in condizioni di totale sicurezza. Quasi sicurezza, quasi. L'ho vista malissimo, non male. No, merda. Allora, retri. No, me lo fa fare totalmente da capo. Allora, sì, questo è... effettivamente sono quei giochi, cazzo. Da sbiallamento oggettivo indiscutibile. Però ogni tipologia, pro, non pro, sbissi o non sbissi, di essere umani, per tutti, vale la stessa cosa. La randomizzazione delle cagate. No? Perché le mani... ah no, possono avere anche un'ottima armonia, un'ottima coordinazione, però quando c'è quell'evento casuale generato dal computer non c'è un cazzo da fare. E quindi ve lo lascio a voi. Un gioco carinissimo, signori, carinissimo. E lo dico sempre, dite, ma lo dici sempre. E lo dico perché è vero, lo dico perché si vede che è carinissimo. E quindi dal biondino e dalle teste saltellanti durissime con i denti cazzutamente infuocati di rabbia vi saluto e ve lo lascio a voi.